Buona Pasqua, non potevo non accogliere l'invito di Pino Ciocciola per tutti voi, amici di Foggia, ed è bello poter rincontrarsi ancora una volta. È Pasqua, e vi raggiungo dalla nostra casa di Bitondo, da questo chiostro, da questo luogo che è l'abbazia di San Leone Magno in Bitondo, da questo luogo millenario, ricco di grande storia e ricco di grande devozione, proprio per augurarvi la Pasqua. Sì, augurarvi la Pasqua significa di risorgere con Cristo a vita nuova, e questo è l'augurio più bello in questo tempo. È la seconda Pasqua in tempo di pandemia, ma è già il risveglio di una grande gioia, di una nuova aurora, e è questo l'invito a cantarla questa Pasqua quest'anno, a davvero diventare artefici e costruttori di gioia e di speranza. E allora davvero laudato sia, qui c'è il nostro Francesco, laudato sia mi Signore, perché il Signore ci conceda di trasformare le nostre paure, le nostre angosce, le nostre afflizioni in canto di gioia, per augurarci non tanto una buona Pasqua, ma quello di diventare Pasqua per noi e per i nostri fratelli. Cara Foggia, non ci capiamo sempre, però ci vogliamo bene. E quindi non meriti un augurio di circostanza, un augurio ipocrita, consolatorio. La verità è che stiamo male. Io non ho mai visto in te tanta sofferenza, tanta desolazione, tanta disperazione. Ed è inutile prendersela con il governo, con i baresi, con i politici, con i giornalisti. Abbiamo bisogno di rinascere, e questa è la festa adatta. Per farlo abbiamo bisogno di abbracciarci, di volerci bene, di ritrovarci fratelli e sorelle, perché nessuno risorge da solo, cioè uno sì, ma quello era speciale. Buona Pasqua, città mia. Un grande augurio di buona Pasqua a Foggia, ai foggiani e a questa testata che mi dà la possibilità oggi da qui di mandare a tutti voi un grande abbraccio. Buona Pasqua davvero, di vero cuore, sperando che questo periodo per tutti passi il più in fretta possibile. Tanti auguri. È Pasqua, e allora auguri, augurissimi, cara Foggia, se ne avverte il bisogno davvero in questo momento che è molto particolare, non soltanto per la nostra comunità, si avverte davvero il bisogno di, come dire, ritrovare quel senso di libertà perso negli ultimi tempi. Allora l'augurio non può essere proprio che questo, di ritrovarsi molto presto fra le strade per potersi abbracciare, per poter tornare a condividere insieme le cose belle della vita. Auguri Foggia! Colgo questa occasione per fare gli auguri davvero di una santa e serena Pasqua a tutti gli amici di Zippin, a Pino Ciocciola, a chi segue questo canale, che sia una Pasqua davvero all'insegna della serenità, della pace, e che insomma sia una Pasqua che possa precedere momenti felici per tutti quanti noi, perché ne abbiamo davvero bisogno. Auguroni a tutti! Che sia una festa di rinascita e di speranza, che la città di Foggia ritorni a camminare sulla strada della legalità e che ci siano opportunità di lavoro per tutti, di riprendere a lavorare in ogni settore. E allora buona Pasqua a Foggia e all'intera capitanata. Auguri! I più sinceri auguri di buona Pasqua, anche in famiglia naturalmente, con l'auspicio che quanto prima si possa ritrovare la normalità smarrita. Un abbraccio solo virtuale per il momento. Ciao. L'augurio.
che questa Santa Pasqua sia il passaggio verso cose positive, verso la vita, verso gesti d'amore e di pace, che sia l'ultima Pasqua da vivere distanti dalle persone care. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Volevo fare gli auguri a tutti i foggiani e alle vostre famiglie e speriamo che questa colomba pasquale porti via questa pandemia. No, ma quante cose! Auguri! Salve a tutti, vi auguro una serena e santa Pasqua da parte mia e da parte di tutta l'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata. Tanti auguri di una buona Pasqua, piena di cioccolata e piena di amore e di tantissime cose belle. Un bacio, Cristiana Falcone, piano 0100 fotografi. Salve, voglio augurare per questa Santa Pasqua a tutti i foggiani, poveretti, come tutti gli italiani, ma i foggiani in modo particolare, un grande augurio di buona Pasqua e soprattutto buona Pasquetta. I fornacelli quest'anno niente, niente fornacelli, se non sui balconi oppure non sulle scalinate o nelle scalinate, o sui balconi o sui terrazzi o nei giardini. Mi raccomando, non affumicate il vicino di casa, soprattutto nei pianerottoli. E capì? Mi raccomando, auguri a tutti quanti. Come fa? Speriamo che sta storia finisca e ci possiamo fare gli auguri come si faceva una volta. Tanti auguri ancora. Con la gioia e la serenità che contraddistinguono questo periodo, auguro a tutti buona Pasqua. Ciao a tutti, voglio fare gli auguri per una santa e serena Pasqua, davvero che sia nel segno della condivisione. Prendo ispirazione anche dalle bellissime parole del vescovo di Foggia, Pelvi, alla cittadinanza. Che sia una Pasqua nel bene comune per la riscoperta della famiglia, in attesa che questo brutto periodo finisca presto. Tanti auguri da Flora. Grazie a Pino e a Michela di Zippin per questa occasione che ci danno per salutare e fare gli auguri ai foggiani. Pasqua significa passaggio dalla morte alla resurrezione per Gesù, ma anche passaggio ad una vita nuova senza peccato per i cristiani, grazie al sacrificio che lui compì sulla croce. Speriamo che quest'anno sia anche l'auspicio di una nuova vita libera dal pericolo del contagio, che ci sappia regalare nuovamente le piccole grandi gioie della vita, come quella di stare di nuovo insieme e di girare per il mondo senza la paura che ora ci attanaglia. E dunque, buona Pasqua a tutti. Ciao Pino, tanti auguri per una felice e serena Pasqua a te e a tutti i foggiani. Mi raccomando, fate i bravi, vi abbraccio forte tutti. Auguri dai tetti di Foggia, dunque auguri en plein air, auguri sinceri, auguri cristiani e come tali sono rivolti appunto a tutti quanti, ma non tutti sono tenuti a celebrarlo questo evento, perché è l'evento che porta a adorare, a riconoscere come nostro Signore appunto il Dio del perdono, dell'amicizia, della fratellanza, che non è quello che spacciano taluni. Legittimamente, in maniera laica, si può non essere d'accordo con questa fratellanza universale, però non spacciamo per radici cristiane quelle di un popolo, di noi, di molti di noi, probabilmente io anche nel quotidiano appartengo nei comportamenti concreti a questi che hanno tutt'altra storia rispetto invece alla parola del perdono, della fratellanza, della uguaglianza di tutti quanti. Dunque l'appello, l'invito è a essere quantomeno coerenti e non spacciarsi per quello che non si è. Sia una Pasqua di gioia, serenità e
rinascita per tutti. Tanti auguri da Annalisa Grana, dall'LD Chef dell'Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata. Sì, sto scendendo giù nei box per prendere l'autovettura, insomma, le ultime spese essenziali. Dimenticavo, auguri di buona Pasqua, lo so, siamo in zona rossa, anche se in alcune ore della giornata sembra più arancio e in altre addirittura anche un po' giallino, quindi insomma, l'importante, i colori sono belli, danno vivacità, auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua e mi raccomando, a Pasquetta non uscite di casa, siamo tutti condannati agli arrosti domiciliari. Auguri! Carissimi amici, buongiorno, i miei auguri di buona e santa Pasqua a tutti gli amici, parenti, mio fratello e soprattutto al mio carissimo amico Pino Ciociola e mi raccomando collegatevi al canale Zippin. Auguri da Gino Magnisio, da Sant'Agata di Puglia, buona Pasqua! Ebbene sì, allora buona Pasqua a tutti. E io lo faccio scherzosamente con la mia colomba, che è questa naturalmente, e dico buona, la colomba naturalmente è bianca, come bianco il cappello, buona Pasqua, ok? Mi raccomando, siate felici, me lo tolgo, faccio pena, meglio. Ciao Pino, ciao a tutti voi, grazie per questa opportunità, grazie, buona Pasqua. Siate come Cristo risorti per contemplare l'amore di Dio e testimoniarlo ogni giorno nella nostra vita. Pace e bene a tutti.